Bentornate e bentornati a Visioni RAI, una serie di incontri a cura di Grio in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba. La nostra ospite di oggi è Gabriella Ghermandi, scrittrice e musicista. Ciao Gabriella, benvenuta. Ciao Gian, grazie per l'invito. Gabriella, tu ti sei trasferita in Italia nel 1979. Come dicevo, sei una scrittrice e musicista e la tua scrittura si focalizza soprattutto sui temi della migrazione e sulla perdita dell'identità, sui timori della perdita dell'identità culturale nelle persone che migrano. Regina di Fiori di Perla è il romanzo con il quale hai fatto il tuo esordio letterario, è legato all'occupazione italiana d'Etiopia in epoca fascista tra il 1935 e il 1941. È un romanzo molto poetico e in quanto racconta i momenti tragici della resistenza etiope, appunto all'occupazione fascista, e narra di questa bambina che i fiori e le perle sono i racconti che lei promette di spargere, di diffondere nel mondo, e fa questa promessa agli eroi della resistenza etiope. Pensi di essere riuscita rispetto al romanzo e rispetto anche a questo personaggio a far luce su quel periodo e a raccontare le gesta dell'eroe della resistenza? Allora, io non so se sono riuscita a fare questo per gli altri. Quello che posso dire è che continuo ad avere tantissimo riscontro su questo romanzo e quindi l'ho scritto con un grandissimo amore, perché era una cosa che desideravo da quando ero ragazza, quando ancora l'epoca dell'occupazione italiana d'Etiopia non era così lontana. E spesso mi è capitato di salire magari sugli autobus e intessere dei discorsi con delle persone anziane e ho sentito tante volte questa cosa del siamo venuti a casa vostra, abbiamo costruito le strade, le scuole, gli ospedali, poi sono arrivati gli inglesi e ci hanno cacciato via. E ricordo delle discussioni tipo con un signore che gli dicevo: ma lei piacerebbe se qualcuno da domani venisse a casa sua e le ordinasse cosa fare? Perché non può pensare che andare in un paese dove c'è un altro popolo sia permesso solo perché voi vi siete sentiti in diritto e superiori. E lui mi diceva: ma cosa c'entra? E dentro di me pensavo sempre: prima o poi dirò la mia su questa cosa. Quindi sì. Penso di aver detto la mia su questa cosa, penso di aver portato quello che desideravo ed era una contronarrazione. Mi ha, diciamo, soprattutto messo a posto con me stessa ed era qualcosa che io dovevo alla parte femminile della mia famiglia, mia mamma, mia nonna e la mia bisnonna che hanno subito le leggi razziali. E tutte le conseguenze. Gabriella, tu, oltre a questo romanzo, hai scritto insomma, diverse raccolte e anche in diverse riviste. Secondo te, rispetto a quando hai iniziato, com'è cambiato il modo di raccontare il cosiddetto altro? E come, secondo te, gli italiani e le italiane con altre origini si autoraccontano? Cioè, come a livello sia di scrittura e di contenuto? Devo dire che intanto molta differenza che c'è tra quella che era la prima onda e quello che è adesso è che quello che i ragazzi di oggi che affrontano questo discorso sono allo stesso tempo completamente italiani e completamente altro. Quindi hanno la possibilità di usare gli strumenti culturali italiani per spaccare il muro e portare le altre culture. Quindi penso che i ragazzi di oggi siano molto più ancorati e più forti, si possano permettere molte più variazioni e invenzioni sulla lingua, sui temi trattati, su molte cose, e anche il fatto che le nuove generazioni possano parlare alle nuove generazioni nel complesso, tant'è che, per esempio, oltre alla scrittura, una poetica per me molto forte è quello dei rapper, che riescono a fare breccia in tutto lo strato della loro generazione, portando temi
molto scottanti e molto importanti, ecco. Quindi penso che ci sia una gran forza. Sì, in alcuni casi, anzi, diciamo nella maggior parte dei casi, possiamo dire che è un po' un linguaggio più immediato, più fresco, il linguaggio di oggi riesce a penetrare, forse rispetto alla letteratura, riesce a penetrare più facilmente. E, tu, Gabriella, sei musicista, sei scrittrice, però ti occupi anche di sceneggiatura e lavori anche in teatro. Come ti muovi tra queste discipline? Allora, devo dire onestamente che io sono cresciuta in un paese dove si racconta attraverso la scrittura, la narrazione e la musica, quindi è soltanto un lato diverso dello stesso, dello stesso cubo, ecco, diciamo. Quindi non mi sono sentita di spostarmi di genere, mi sono sentita soltanto di utilizzare un'altra forma. È che allora la scrittura è una cosa molto solitaria. Tu scrivi solo in una stanza, l'altro ti legge solo nella sua stanza. Tu vuoi dire una cosa, quello che legge, legge a secondo di ciò che ha bisogno di capire. Quindi a volte ti trovi delle persone che interpretano ciò che hai scritto, raccontano delle cose di ciò che tu hai letto, che tu dici: ma vè, non ci avevo pensato. Quindi. E quindi questa è una situazione molto solitaria. Poi invece c'è la situazione della narrazione, che è una situazione in cui si crea una forte empatia col proprio pubblico e diventa un cuore che pulsa all'unisono quello del narratore e degli ascoltatori, quindi è già una situazione di socialità. La musica è una situazione diversa ancora perché la condivisione della musica su un palco è un fatto estremamente intimo che ognuno vive singolarmente e collettivamente allo stesso tempo. Cioè nella musica sei qui e ora e non puoi essere altro che qui e ora insieme agli altri che suonano con te. Gabriele, nella tua intervista hai dichiarato che hai usato l'arte per salvarti. Credi che alla fine l'arte ti abbia salvata? Sì, non sarei mica riuscita a mettere insieme dei pezzi così diversi tra di loro se non avessi avuto l'arte che ha una capacità di trasfigurazione incredibile per me. Quando, soprattutto la scrittura, perché la scrittura ha la magia di permettere all'inconscio di raccontarti dei pezzi di te che altrimenti tu non vedresti. Grazie, grazie tante Gabriella, grazie per essere stata qui con noi e naturalmente grazie di cuore anche a te per il grande, enorme lavoro che hai fatto e tra l'altro appunto forse non l'abbiamo detto, specificato, ma sei la fondatrice, cofondatrice insieme a Papkum che è stato il nostro ospite della prima serie di incontri video Visioni Kiss Kiss del Senegal e sei insieme a lui appunto cofondatrice della rivista Il Ghibli, quindi ecco, insomma, avete fatto tanto, hai fatto tanto per le generazioni presenti di allora e presenti di oggi e in bocca al lupo per tutto il tuo lavoro. Grazie a voi per avermi invitato, grazie a voi per il lavoro che fate, grazie all'Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba per aver pensato a questa cosa, a queste interviste che mi sembrano un'attività molto bella e molto importante perché è la storia delle persone a cavallo tra Etiopia e Italia, soprattutto dei misti, è una storia che potrebbe perdersi presto. E quindi il fatto che invece qualcuno se ne occupi permette a una fetta di persone che sono sì italiane di continuare a vivere nella memoria della gente. Ciao, grazie ancora Gabriella. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo ospite di Visioni Rai.